Ancora una sconfitta per il Pescara, la terza in quattro partite, una sconfitta pesante, Macin, per la classifica, per il morale, classifica che ora vi vede ad un passo dalla zona play-out. Sì, stiamo in un periodo nel quale stiamo soffrendo tante sconfitte, ma ancora mancano penso 10 partite, siamo una grande squadra e penso che usciremo di questo momento. Ma ci sei stato in fondo l'unica novità rispetto all'11 sceso in campo ad Avellino nel centrocampo, come ti sei trovato e come mai insomma non siete riusciti a pareggiare almeno questa partita? Avete avuto delle grandi occasioni, no? Sì, no, dai. Penso che la squadra, se pensiamo che abbiamo incontrato la migliore squadra del campionato, la prima in classifica, abbiamo fatto bene. Ci abbiamo avuto più occasioni nette di loro e abbiamo avuto la sfortuna di non trovare il gol almeno del pareggio. A proposito di occasioni, è vero che siete stati sfortunati, il palo di Koulibaly, il rigore fallito da Pettinari, però per il resto, almeno dalla tribuna, non abbiamo visto parate del portiere Gabriel. Fate ancora molta fatica a tirare verso lo specchio della porta avversaria? No, io se mi metto a pensare ricordo qualche occasione in più, ma sì, non è facile, ci sono anche gli avversari, noi ci proviamo, mettiamo di tutto, forse adesso stiamo creando meno occasioni, ma secondo me se continuiamo così alla fine i risultati arriveranno e possiamo fare ancora tanto. Macino, al di là della classifica che è sicuramente deficitaria, quella del Pescara, comincia anche un po' a far paura, però in questo momento forse è più un blocco mentale quello vostro o no? In questi momenti, in questi casi, quando c'è una squadra di qualità può essere che il blocco sia mentale, ma noi siamo giocatori di calcio, questo è il nostro lavoro e dobbiamo continuare a lavorare, alla fine riusciremo a togliere quel blocco mentale, fisico, qualsiasi blocco lo toglieremo. Quando non arrivano i risultati c'è spesso nervosismo, un nervosismo anche giustificato. Dalla tribuna abbiamo visto qualche parola di troppo, forse tra qualche giocatore del Pescara in campo e la panchina. Ci puoi confermare questo? No, io non me ne sono accorto, quindi non ti posso confermare niente. Stessa domanda che ho fatto prima al tuo collega, adesso comincia a far paura la vostra classifica? Ciao mister, noi siamo giocatori di calcio e alla fine questo è uno sport, un lavoro, quindi paura non dobbiamo avere, dobbiamo avere voglia di cambiare la situazione. Non bisogna avere paura e non bisognerà avere paura della gara di giovedì al Rigamonti contro il Brescia, questa è la tua partita perché tu fino a qualche mese fa giocavi con il Brescia, nella partita d'andata giocata allo stadio Adriatico qui dal Brescia riuscisti a segnare anche l'unico gol della stagione, ora cercherai di rifarti contro la tua ex squadra. Sì, no, una partita più che mia per me, secondo me è una partita del Pescara importantissima vista la classifica, è un giorno importante dove dobbiamo dare una botta al campionato e allontanarsi un po' di quella zona. Paradossalmente contro la prima della classe, se vogliamo, avete anche sofferto poco. Nel primo tempo ci sono stati quei primi 20 minuti, però poi la partita è stata decisamente più equilibrata, ci sono state quelle due grosse occasioni, il palo e il penalty fallito, e poi nella ripresa credo che Brugman avesse avuto una grande occasione anche per pareggiarla. Insomma, c'è anche un bel po' di rammarico, no? Sì, perché quello che ho detto prima, secondo me abbiamo fatto quello che abbiamo preparato, siamo stati cattivi, siamo stati in partita per 90 minuti e alla fine almeno pareggiarla potevamo, non siamo riusciti, peccato, e pensiamo alla prossima partita. Pochi minuti fa il tuo compagno di squadra Koulibaly ha parlato del clima che si respira nelle gare casalinghe del Pescara, tifosi che fischiano già dopo i primi minuti. Voi dal campo che clima avete avvertito oggi durante la partita? Sì, no, ma è chiaro, i tifosi sanno la squadra che sanno la rosa che c'è e si aspettano tanto, quindi in questo periodo così è anche un po' giusto se si aspettano di più che arrivano i fischi anche subito, ma questo è il nostro lavoro e lo sappiamo già, quindi dobbiamo continuare.